Possono essere trattate con cellule staminali tutte le patologie degenerative e tutte le patologie in cui si ha una perdita di tessuto o un danno tessutale. Esistono due grosse famiglie di cellule staminali: le cellule embrionali, che possono essere reperite nell'embrione, nella placenta, nel cordone ombelicale, e le cellule adulte, che sono quelle poi di nostro interesse e che vengono reperite in gran parte dei nostri tessuti del soggetto adulto. Le cellule mesenchimali possono essere ricavate da gran parte del nostro tessuto negli adulti. Basti pensare che nel tessuto adiposo, dove c'è una grandissima quantità, possiamo trovarne in concentrazione che è 5 volte superiore a quella che troviamo nel midollo osseo. Queste cellule mesenchimali sono cellule pluripotenti e che ci servono per la rigenerazione del tessuto e per la riparazione dei danni tessutali. Normalmente vengono reperite dal grasso addominale, dal grasso dei fianchi e dal grasso delle cosce per una facilità di asportazione mediante una piccola liposuzione. Dopodiché vengono processate e vengono preparate per l'impianto nel tessuto in cui abbiamo deciso di fare il trapianto. Le cellule mesenchimali dell'adulto sono le uniche cellule staminali che possono essere tranquillamente utilizzate e legalmente riconosciute nello Stato italiano. Sono cellule che possono essere prelevate e reimmesse nello stesso intervento chirurgico. La degenerazione dei dischi intervertebrali è un processo assolutamente fisiologico che accompagna la vita di ognuno di noi. Purtroppo, con l'avanzare dell'età, i dischi intervertebrali perdono la loro quota acquosa, quindi quello che è la caratteristica principale del nucleo polposo del disco intervertebrale, diventando sempre più rigidi e meno quindi sensibili ai nostri movimenti. È un fatto assolutamente fisiologico, ma può essere influenzato da cattive abitudini posturali, da lavori sedentari, da un'attività fisica anche non adeguata, da sovraccarichi funzionali e strutturali sulla colonna vertebrale, dalle gravidanze stesse. E quindi questo processo di invecchiamento può essere molto più precoce di quanto si possa pensare.